in collaborazione con Sparcasse, cassa di risparmio. Ciao, buongiorno, è un piacere essere qui a parlare con tutti gli ascoltatori della Radio Dolomiti. Ti è piaciuta la canzone? Sì, bellissima, bellissima. Ivete Sangalo è un icono brasiliano. È... Bella come pochi, bellissima, sì. Brava, bravissima. È proprio... Ciao, Fra, c'è anche tu. Buongiorno, ciao. Ma io ascoltavo rapito, in realtà. Poi vederti così, probabilmente l'avranno visto anche i radioascoltatori di Radio Dolomiti se ti inquadravi nella diretta così preso. Vi siete persi un Biancardi decisamente sopra le righe. Sono veramente innamorato, la trovo strepitosa, brava, vabbè. Ed è Carbonera con noi quest'oggi. Allora, scrive Filippo di 6 anni di Colonia, dice: come fai ad essere sempre così solare, così allegro? Perché sei brasiliano e i brasiliani ce l'hanno dentro l'allegria, no? Sì, è una caratteristica particolare del brasiliano, sempre felice, sempre allegre, e anche io sono molto felice di essere qui in Italia, in Trentino Volley. È un piacere grandissimo per me essere qui e per questo io sono sempre allegro, sempre felice. Oh, peraltro abbiamo svelato una cosa, non è che abbiamo scoperto. Io non ho freddo, un freddo cane, ma Eder no, perché lui è abituato al più freddo. Tu devi svelare anche però la domanda classica da italiano medio che gli hai fatto: non hai freddo tu brasiliano? Lui ti ha detto: io abito in montagna. Ho più freddo là che qua, figurati, per cui sono andato subito. Luogo comune tipico, subito smentito. Senti Eder, io ho letto che tu hai giocato una Olimpiade con un dito rotto. Dito rotto? Sì, il dito della mano sinistra. Io ho rotto 2 mesi prima dell'Olimpiade e era una sfida grandissima per me, perché io ho trovato un tape. Sì, un bandaggio. Una forma diversa. Io ho giocato con il dito preso alla steccato. Mano. Sì, ma nessuno lo staccato. Sapeva. Eh? Nessuno lo sapeva. Sapeva, ma per fortuna era sulla mano sinistra, perché okay. Se era sulla destra io era... Però faceva male ogni volta che... Sì. Ma la cosa bella che ho letto anch'io, perché penso che tu l'abbia letto sull'Adige, sull'articolo raccolto da Maurizio Barozzi, è che tu e tua moglie avete fatto questo bendaggio. Quindi c'era stato quasi una sorta di lavoro di gruppo per... Sì. Lei è fantastica, lei è importantissima in mia vita e ancora in questo caso lui mi ha aiutato a fare questa scoperta, non lo so come si dice. Questa sorta di protezione. Cioè, sì. Pensa, quanti mesi pochi che qua parla come italiano bene. Sì, infatti davamo per scontato che parlasse, perché siamo entrati in diretta dicendo ciao Eddie. Sì, proprio. Invece in realtà non è assolutamente banale, però parla benissimo anche l'inglese. Ah, sì, questo sì, l'ho scoperto quando è arrivato quest'estate a Dro, ti ricordi? Allora, Eddie, prima esperienza in Italia, in Europa anzi, forse. Come mai Trento proprio? Mi piace tanto Trento, è una città molto bella, molto organizzata, è un po' tranquilla, ma mi piace una città così. Io non sono una persona che piace tantissimo festa, uscire, mi piace mangiare bene con mia moglie. Ci sono tanti posti vicino a Trento che si può fare un giro e anche ieri io sono andato al Lago Lamar. Lago di Lamar? Sì, che è bellissimo. Ma tu pensa, E per me Trento è una bella città e c'è tutto che io ho bisogno vicino di qua. E tra l'altro, forse non tutti lo sanno, che nel momento in cui doveva firmare per Trento, ha chiesto consiglio a un suo compagno di squadra, del Taubaté. No, Rafael Veravè de Oliveira, che ovviamente non ha potuto... Cosa ti ha detto in quel caso? Vai o invece resta in Brasile? vai tranquillo, è una bellissima squadra, è una bellissima città e io posso vedere adesso che davvero è una verità. Hai accettato il consiglio, insomma, ti sì, sei fidato. Sì. Oh, senti, è carnevale, immagino che, questo non è vero un luogo comune, ma insomma in Brasile il carnevale è proprio una forma di vita, è proprio una... Ti manca un po' questo oppure
oltre al freddo, oltre a che non ti piacciono le feste, oltre non ti piace neanche il carnevale. No, mi piace. In passato no, non tanto, ma dopo io sono andato a Rio per vedere il parade, come parade? Sì, la parata. Parata, è una sensazione diversa di tutti, è bellissimo, è un'emozione grandissima. E sì, mi manca un po', ma io e mia moglie sono una coppia che noi sfruttiamo dove siamo. Se siamo qua, è freddo, c'è neve, montagne, noi sappiamo come sfruttare Trento. Se siete appassionati di social network, seguite su Facebook e Instagram Eder, perché così scoprite dov'è nel giorno di riposo. Perché lui puntualmente, lui puntualmente ci sta facendo anche, sta dando anche una grossa mano per la promozione turistica in realtà, perché ogni giorno va a trovare posti nuovi, insomma, se siete appassionati. Eder, forse non lo sai, ma tantissimi giocatori che sono arrivati a Trento sono ripartiti con figli. Non so se Trento l'area è buona o c'è qualcosa che vi ispira a quello, però sappi che c'è questa possibilità. Sì, ma anche io e mia moglie pensiamo in futuro prossimo a avere un bambino e vediamo. Allora, facciamo una domanda tecnica, se no Francesco mi va in palla. Domani sera c'è questa squadra che si chiama, ti prego dillo tu. Allora, Zaxa, ma è il nome dello sponsor. Quello che vorrei che invece dicessi domani regolarmente quando fai lo speaker è il nome completo della città, Gabriele. Non lo farò mai. Che si pronuncia esattamente, perché me l'ha detto Zigadolo, Kejejenkosle. Sì, va bene. Già detto ampiamente nei 5-7 di partita d'andata, quindi è stato uno scioglilingua continuo. Kejejenkosle. Kejejenkosle? Sì. Mi sembra un po' un cretino, mi sento. Più del solito, però. Kejejenkosle. Abbiamo vinto l'andata, abbiamo perso l'andata, 3-2 al tie break. Siamo primi in girone, spieghiamo, giusto? Quindi domani bisogna convalidare questo primo posto, perché allora, è importante arrivare primo, spiegalo Franzi. In realtà la sconfitta dell'andata solo per 3-2 è stato un bene nella sconfitta, perché comunque abbiamo portato a casa un punto. Bisogna vincere, perché pur essendo a parità di vittorie, che è la prima discriminante del girone, abbiamo un punto in più. Se noi dovessimo vincere avremo una vittoria in più e 4 punti in più, ovviamente se dovessimo chiudere in 4 set, quindi anche perdendo l'ultima partita con qualsiasi punteggio resteremo davanti per punti al di là e della pari vittoria. Se non avete capito nulla, non è un problema, su www.trentinovolley.it nel pomeriggio verrà spiegato tutto. Ora Gabriele lo ripete. No, io l'ho già pensato, figurati se poi questa... Dobbiamo vincere per arrivare primi, perché primi permetterebbe di avere poi un accoppiamento nei playoff 12, che è la fase successiva, i vecchi ottavi di finale, più morbida. Ah, ok, con la squadra meno di... Ma tu, Eder, sei uno che in campo... Ti importa che la squadra di fronte sia forte, debole, cioè, oppure per te è sempre uguale? Tu dai sempre il massimo, questo si vede, sì. Si vede sempre. Però sei di quelli che stanno attenti, ma questi sono forti, oppure proprio... Ma io penso che qui in Italia e anche in Champions League non ci sono squadre deboli, sono tutte squadre forti, tutte le partite si deve giocare al massimo per andare a cercare a vincere. E anche domani è una partita importantissima per la classifica, per finire in primo posto, e anche per la squadra, per la fiducia della squadra, per andare a crescere adesso che è la fine della stagione, per andare a crescere per playoffs dell'italiano. Domani è una partita importantissima per la squadra. C'è un messaggio su Facebook di, credo, un brasiliano, anche, ne hai anche tu, Gabri? No, non posso vederlo perché ho... Ah, ok, lo dico io. Portugliano... Magari, sì, scusa, sto cercando di leggere. Portugliano de gaúcho embem engraçado. Ah, l'hai detto bene proprio, abraço do Paraná. Sempre brasiliano? Sì. Cos'è? No, perché gaúcho è come si chiama la persona nasciuta in mio stato. In Rio Grande do Sul, è un nickname. Ah, ok. Quindi aveva capito. Perché è una tradizione, se noi se vestiamo con un vestito un po' diverso, c'è una festa tradizionale tutti gli anni, non lo so, è un po'... Che voto dai al mio brasiliano? Zero, te lo do io.
Tre. In una scala da 5, da 1 a 10 o da 1 a 5? 1 a 10. Era meglio non chiederlo. Ma deve andare a Brasile un po' per imparare un po' di portoghese. Io trovo che il portoghese sia una delle lingue più erotiche che ci sia, Ecco. in assoluto. Traducilo adesso. Erotico, sai cosa Sì, sexy. la stessa parola in portoghese. No, perché Sì. il portoghese è proprio bello, beh, dai, che canzoni portoghese, insomma, non ne parliamo nemmeno. Invece, tu hai un contratto di 10 anni, giusto? Con Trento, se non sbaglio, e di questo siamo felici. No, quanti anni hai di contratto? Uno più uno. Uno più uno, vediamo Sì. di, Domanda tecnica da parte di Francesco, perché insomma, tecnicamente ne sei ovviamente molto più di me, come centrale. È arrivato con le credenziali importanti quest'estate, anche perché reduce da un'esperienza internazionale di livello con la nazionale. E in cosa hai trovato il più difficile il campionato italiano? Parlo proprio a livello di fondamentali. Tutti gli stranieri che erano qua dicono che il livello medio è molto alto Sì. e le squadre sono tutte molto forti. Però c'è qualche fondamentale, non lo so, battuta, attacco che ti sembra nettamente più performante, più difficile rispetto al campionato brasiliano? Penso che attacco. L'attacco. Attacco è sempre alto livello, sempre ci sono attaccanti che attaccano la palla altissimo, fortissimo. Penso che attacco è un fondamentale che è un po' più forte. Quindi c'è più gusto ancora quando muri. Sì, sì, sì. Se l'attacco è più No, forte. penso che è più difficile murare, ma noi sempre studiamo tutte le squadre moltissimo con Angelo e è un po' più facile dopo dello studio di Angelo. E invece a livello di staff, cos'è che ti ha colpito? La preparazione alla partita, la cura dei dettagli, c'è qualcosa di Vabbè, particolare? facciamoci un auto. Vabbè. No, parlo di staff tecnico, non di staff Ah, sì. dirigente. Io vedo che in Italia si studia tantissimo i dati, i numeri. Le In statistiche. Brasile, sì, statistiche. In Brasile non è solo dati e numeri, ma in Italia sono tantissimo dati, tantissimo numeri. È una forma diversa Di di preparazione alla gara. preparazione, sì. Sì, mi piace, sì, perché. Mi dicevi invece che a livello di speaker in Brasile siete nettamente più. Ma sicuramente sono più Cosa forti. ridi? No, cioè, meno male che Che siamo in dicevi Italia. che sono Che migliori va, certo. gli speaker dei palazzetti solitamente. No, no, davvero di qua è meglio perché in Brasile non è come Italia, Non contano non niente qui. abbiamo un speaker come Italia che tutti i momenti delle partite si parla anche con i tifosi. In Ci sono. Brasile è solo per fare la presentazione No, ricordo che della questo me l'avevi partita. detto riferito ai palazzetti delle partite in trasferta. Mi ricordo che avevi Ah, segnalato ok. questo. Invece, mi hai fatto uscire la domanda che avevo e non riesco più a ricordarlo. L'unica decente che mi ero preparato Chi per eri preparato? addirittura, sì, siamo a questo livello. Niente, non mi viene in mente, non ce la faccio. Chiudiamo. Come chiudiamo? Eh beh, sì, siamo verso la fine della mattinata. Allora, ricordiamo, al di là Sì. della partita di domani sera, alle 20:30 contro lo Zaxa, che poi domenica c'è anche la super sfida, il derby della 22, numero 69 con Modena. Troverai Bruno dall'altra parte, un compagno olimpico non da Ah no, ce l'ho poco. meglio, tranquillamente. Quindi, ti ho fatto prendere tempo, Fatto. però fai rispondere prima alla Sì, domanda. certo. Modena, Bruno. Una sfida grandissima, anche perché giochiamo in Modena, ma noi abbiamo vinto la prima partita e sappiamo che possiamo andare a vincere ancora. E è importantissimo per noi per andare avanti in classifica. E andiamo a Modena E per andare a spacchiamo. vincere. Sì. Senti, ma perché io vedo spesso quando voi brasiliani, un muro, un punto, la parola che è poja, giusto? Ancora. Cos'è che vuol dire? È meglio no, Meglio non sapere. No, Posso meglio non dirti una sapere. cosa? Questa domanda l'avevi fatta 7 anni fa a Riyadh. Vabbè, perché tu hai una memoria ormai, sei un E anche complice. Riyadh aveva glissato come ha Ah, non me lo fatto. ricordavo, non me lo ricordavo. Però mi era sempre impressa questa cosa. Beh, dopo microfoni spenti magari ce lo diciamo. Grazie a Eder Carbonera. Era questa la domanda che volevo Sì, fare. sì. Chiudiamo in bellezza. Chiudiamo con un tocco così. Bene. Grazie Eder, ci vediamo domani sera contro lo.
Zaksak Zezenkov. Ma devi impararlo, domani lo devi dire. Ma devo dirlo proprio. Il supervisor chef vuole la pronuncia completa del nome. Zaksa Zezenkov. Che Zezenkov. Vedi, lo sa dire anche un brasiliano. No, lì parla 8 lingue. Allora, lo so che è una canzone, siamo su questa canzone, è una canzone, come si dice, scontata, però io amo questa canzone tantissimo e come tutti i brasiliani penso anche. Grazie, Eder, domani. Grazie, ciao.